Allora, abbiamo preferito mantenere il mercato dei prodotti alimentari per due semplici motivi. Uno, perché i produttori di prodotti ortofrutticoli hanno da smaltire la roba e quindi è giusto che le aziende possano smaltire i beni che sono deperibili, altrimenti non andrebbero, diciamo, a marcire. E il secondo aspetto è quello per calmierare un po', diciamo, i prezzi, perché i supermercati sembra, non è che io non sono un esperto e non frequento molto i supermercati, sembra che abbiano aumentato abbastanza i prezzi. E poi anche dare la possibilità alla gente di comprare all'aria aperta. Noi abbiamo messo i produttori sotto l'ala, abbiamo transennato l'ala con l'aiuto della Protezione Civile che dà informazioni sul corretto comportamento che bisogna tenere sul mercato, gli accessi limitati, sia da una parte dell'ala e sia dall'altra, e con il controllo anche dei vigili urbani abbiamo preferito lasciare il mercato aperto. Lasciamo entrare a numero chiuso le persone che devono andare a fare la spesa, perché oltretutto c'è anche gente che hanno dei problemi, che non tutti riescono ad avere le mascherine. Noi tendiamo di tenere i numeri un po' chiusi. Diciamo che non ho paura, però stiamo alla larga e cerchiamo di risolvere tutti i problemi e boh. Siamo impegnati anche noi come polizia locale ad effettuare i controlli come tutte le forze dell'ordine. Oltre a questo siamo impegnati ad assistere la popolazione per tutte le necessità, tantissime telefonate, tantissimi quesiti, la gente ha bisogno di avere qualche certezza in questo momento molto difficile. Per noi la difficoltà è quella di seguire tutti i cambiamenti legislativi, le normative, le circolari, e in tutto questo cerchiamo di fare il possibile. Tutto questo purtroppo porterà un malessere generale sia per noi alimentari che per le fabbriche dipendenti. Non c'è nessuno, qua se si va avanti così si chiude. Abbiamo le fragole in fioritura e non sappiamo come fare. Asparagi, verdura, tutta questa roba qui. L'unico mercato che noi facciamo, facendo la spunta, Barge, Pinerolo, Perosa. Nessuno ti fa fare la spunta, sono tutti chiusi. Io ho la verdura, sono una piccola azienda, la butto via. Ringraziamo il sindaco per averci dato l'opportunità anche a noi spuntisti di essere venuti qui oggi a montare come banco di produttori agricoli alimentari. Come vendita di quotidiani è un po' aumentata perché sono interessati alle notizie, tenersi aggiornati per quanto riguarda sempre le pubblicazioni, ci vanno molto quelle enigmistiche. E anche le enigmistiche per i bambini, mentre per i giochi e le figurine c'è stato un calo deciso con le scuole chiuse. Attività che sono rimaste aperte stanno faticando perché i giorni sono quelli che sono e lavorativamente parlando è difficile far rispettare le regole e nello stesso tempo dare un buon servizio ai clienti. Purtroppo il grosso delle nostre attività, prevede il decreto, è stato chiuso, speriamo che al più presto possibile questa emergenza passi e possiamo tornare alla normalità, ma per adesso non possiamo fare altro che aspettare e rispettare tutte le normative che ci sono state imposte.